parliamo di lavoro, parliamo che è la cosa più importante che ci sta a cuore. E che cosa ci racconti sul mondo del lavoro e sul mondo del lavoro del vino? Sul vino in particolare. Vi racconto che le cantine dirette da donne sono le più performanti, che sono quelle che hanno reagito meglio e più velocemente alla crisi perché sono più flessibili, hanno un stile di comando più moderno, più condiviso, più plurale e coincidono con le performance di tutto il settore economico, dove non solo in Italia ma persino in Germania le donne che entrano nei CDA o nelle direzioni generali delle aziende portano più profitti e più risultati. Quindi aprite alle donne perché il successo sarà sicuro. Allora, ma e sulle giovani donne, sulle ragazzine che sono ancora un po' timide, che si devono ancora un po' fare, che cosa consiglia alle giovani donne? Consiglio loro di andare all'estero, di fare un periodo di studi o di lavoro all'estero per aprirsi a un orizzonte internazionale, perché non devono avere paura, le nostre giovani generazioni sono molto performanti e anche a livello di formazione competono a livelli più alti a livello internazionale. Quindi non bisogna avere paura, ma bisogna aprire le ali e volare. Io direi che dopo questo consiglio mi sento sollevata per mia figlia, ma mi sento sollevata per tutte le giovani donne alle quali noi guardiamo con grande affetto. Grazie.